già godendo da ieri sera, da quando gli investitori hanno iniziato a realizzare bozzetti con i mosaici vegetali, e ovviamente l'associazione inverturata per prima, con il suo presidente Iano Capodicasa e tutti i suoi soci, la Proloco con il suo presidente Mino Campisi, e poi le new entry, le associazioni nuove che da quest'anno hanno iniziato a costituire parte integrante del comitato pro inverturata, e cioè l'associazione di Finum con il presidente Walter Garrasi da qualche parte, eccolo qua, e infine l'associazione commercianti che ha sostanziato l'impegno che avevamo preso lo scorso anno. Siamo tra virgolette invitati a realizzare un bozzetto tridimensionale, un mosaico tridimensionale, e subito lo scorso anno ho detto: voi dovete essere promotori con noi di questa manifestazione. L'entusiasmo dei commercianti di Fagnino ha immediatamente accolto la mia proposta, la mia richiesta, e hanno iniziato a collaborare con noi, dando quel qui in più e questo tocco particolare che consente questa edizione di essere la migliore rispetto alle altre, perché questa è poi la sfida che noi ci siamo lanciati in questi mesi di incontri, di riunioni, discussioni e progettazione, che ogni edizione di ogni anno deve essere sempre la migliore rispetto a quella degli anni precedenti. Quindi a Michele Di Natale e agli amici commercianti dell'Associazione Commerciale di Fagnino il mio ringraziamento. Ringraziamento poi va a tutte le associazioni, ai privati, ai volontari che hanno creato questa energia, questa bellezza, perché la voglio definire in questo modo, la bellezza. Noi abbiamo bisogno di bellezza e promuoviamo bellezza tramite cultura. In questi 3-4 giorni abbiamo tantissime iniziative culturali che animano il centro storico di Fagnino. Fra poco inaugureremo peraltro la nuova aula consiliare del Palazzo Municipale. La settimana scorsa abbiamo inaugurato la prima casa museo della nostra città, la casa di San Giuseppe, consegnando alla memoria collettiva un prezioso emblema della testimonianza della nostra identità storica. Allora, cultura e bellezza, perché noi siamo fermamente convinti che con la cultura e con la bellezza non solo promuoviamo la nostra Fagnino, I love Fagnino, come si vede in piazza, nella nostra piazza Vittorio Emanuele, ma con la cultura e con la promozione della bellezza promuoviamo soprattutto legalità, che questa città rivendica con orgoglio e vuole manifestare con queste manifestazioni culturali. Grazie a tutti e buona inverdurata edizione 2018. Tutti prendiamo il nastro, perché ripeto, le belle cose sono sempre frutto di un successo corale, ed è giusto che sia così. Evviva Fagnino! Facciamo un giro. Saliamo. E dillo questo, andiamo. Poi ci trasferiamo all'aula principale.
No, perché loro le hanno... Scusa. No, i pomodori. Vado passando. Questo è il sole che dobbiamo fare qui. Thank you.
dopo l'imverdurata stiamo vedendo l'Instagram di carta di ceramica artistica della città di Siciliana, i simboli, il mito, quello di Denise Speguglia. Sono delle foto, come si spiegava ieri sera, che i ragazzi hanno realizzato. Molto belle. Siamo tra le bancarelle, dall'altra parte ci dovrebbe essere l'inzabbiatura, l'inzabbiata. Qua ci sono i bozzetti fatti con la sabbia. Centro proprio, lo riconosco.
questo è il menor, sempre la storia.